2 aprile. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Giovanni 11:25. L'incomparabile resurrezione di Gesù, 2. Perché la resurrezione di Gesù è unica, incomparabile? 1. Gesù è il solo che dopo la sua resurrezione non è più morto. Nella scrittura, le altre persone resuscitate sono infine morte di nuovo. Gesù è la gloriosa eccezione. Dunque, egli diventa sacerdote in virtù della potenza di una vita indistruttibile, Ebrei 7:16. Questa è la sua testimonianza. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, Apocalisse 1:18. 2. Gesù è il solo ad essere asceso al cielo per rappresentarci davanti a Dio. Gli altri sacerdoti morivano e il loro ministero aveva fine. Gesù invece è stato dichiarato sacerdote in eterno, Ebrei 7:17. Non si riposa da qualche parte in cielo in attesa della seconda venuta. Egli ci rappresenta davanti a Dio. Cristo è entrato nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi, Ebrei 9:24. Ciò significa che ogni accusa contro di noi cade. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi, Romani 8:34. 3. Gesù ha il potere di farci risorgere dopo la morte. Egli confortò i suoi discepoli con questa promessa meravigliosa. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivete, Giovanni 14:19. Questa promessa vale anche per noi. Il Signore stesso scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore, 1 Tessalonicesi 4 versi 16 e 17. Sarà un giorno glorioso! Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.